Nel processo di trasformazione delle filiali non è importante soltanto l'aspetto fisico e di design, ma sono fondamentali anche gli strumenti digitali. Che cosa propone DS Group alle banche italiane? Noi insieme a Crea International, che abbiamo presentato, loro sono uno studio di design, quindi di progettazione banca, noi ne rappresentiamo l'anima tecnologica. Cosa stiamo facendo? In particolare stiamo lavorando col mondo del fashion e del retail, che è molto attivo su questo fronte, c'è molto fermento. Tecnologie digitali, con quale logica? Il digitale non come un fattore alienante, quindi il digital che sostituisce dei processi o delle persone, ma come fattore in realtà abilitante delle esperienze che avvengono ancora nello spazio fisico, quindi la filiale così come i negozi non va abolita, ma va ovviamente migliorata ed efficientata con strumenti digitali che possono andare dal analytics di ciò che avviene in store, quindi sono in grado di misurare le performance un po' come avviene su Google Analytics sul web, per fare un parallelismo, fino a strumenti in mano al mio personale. Quindi spesso noi pensiamo al digital come al mio smartphone con la mia applicazione, è vero, ma c'è tutto un filone che è quello che sta andando un po' per la maggiore nel mondo retail e fashion, di soluzioni digitali in mano a chi lavora per supportare il cliente finale, quindi tutta una serie da tablet piuttosto che altri applicativi che mi consentono di conoscere meglio il mio cliente e poterci interagire in una modalità più snella, speech, molto più approfondita. Perché qual è l'esigenza in realtà? Che io non vado in filiale perché molte attività semplici le posso fare da casa. In filiale mi aspetto un rapporto umano, fisico, magari per risolvere dei problemi più complessi. Quindi è giusto che l'operatore abbia degli strumenti che mi consentano di servire al meglio quella persona e non lasciarla al self-service. Quando vado in un posto fisico voglio essere assistito sostanzialmente, voglio coccolato, come dicono nel fashion. Questo è un po' i vari temi. E per coccolare un cliente digitale servono ovviamente strumenti digitali, anche nell'ambiente fisico della filiale. Sì, assolutamente sì. Quello che riscontriamo negli altri settori è proprio come l'esperienza fisica in certi aspetti sia monca rispetto a quello che io paradossalmente posso fare sul digitale. Quindi bisogna assolutamente colmare questo gap e fornire un'esperienza all'utente che entra in uno spazio fisico che sia ricca di servizi, ricca di proposte, ricca di conoscenza e ricca di umanità, come abbiamo anche detto oggi. Quindi il digitale non disintermedia, è solamente uno strumento. Altri settori sono molto più avanti in questa evoluzione? Gli altri settori sono, ahimè, molto più avanti. Noi lavoriamo molto con la parte fashion, dicevamo, dove abbiamo già in campo tanti progetti di store digitalizzati, in logica anche di esperienze omnichannel, quindi di ciò che avviene sul web e che poi ha un'esperienza traghettata sull'offline, quindi con ambiente fisico e digitale molto 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 legati, e poi con il retail più in generale, quindi anche su prodotti di consumo e quant'altro. Diciamo che ad oggi chi ha uno spazio fisico sta cercando di capire, e qualcuno già lo sta facendo, che soluzioni tecnologiche implementare proprio con l'obiettivo di far sì che l'utente trovi un valore nell'andare nello spazio fisico. I progetti più avanzati li state realizzando in Italia o all'estero? No, sia in Italia che all'estero, quindi vorrei anche sfatare un po' il mito che l'estero è anni luce avanti a quella che è l'Italia. Non è del tutto vero, noi andiamo spesso anche all'estero a indagare soluzioni, a vedere un po' cosa viene fatto e mi sento di dire che siamo abbastanza allineati. È anche vero che il fashion, che è prettamente italiano, spesso come marchi, ha poi dei negozi anche all'estero, ovviamente, e quindi noi stiamo lavorando anche in ambito internazionale, però la verità è che è tutto abbastanza allineato come livello.